Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta, buon pomeriggio. Oggi abbiamo un menù piuttosto vasto, per dire la verità, anzi piuttosto diversificato più che vasto, nel senso che due sono gli spazi, due sono gli ospiti, non è che possiamo variare più di tanto, anzi possiamo variare con il numero di ospiti sempre uguale. Mi sono già incartato all'inizio della settimana, figuriamoci cosa sarà di me venerdì, ma comunque non fa niente. Nella seconda parte parleremo di donne e scienza, lo faremo con Tonia Blauers che è a capo di una fondazione, della fondazione Elsevier, ma ci spiegherà tutto quanto lei, laddove invece nella prima parte di questa trasmissione sono in compagnia di Renzo Codarin, presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Grazie Renzo per essere tornato in nostra compagnia. Grazie a voi. Allora, domani è il giorno del ricordo, vi ripeto, insomma lo abbiamo detto in questi giorni, però giova ripetere che Tele4 seguirà in diretta le commemorazioni a partire già dalla deposizione della corona alla foiba di Monrupino, che forse, come dire, sicuramente meno nota, no? come luogo rispetto alla foiba di Basovizza, le celebrazioni appunto iniziano là e poi dopo c'è la grande commemorazione, quella di Basovizza, che inizierà alle ore 10:30 e che quest'anno, giova ripetere anche questo, è in forma ridotta per le questioni collegate all'epidemia. Mi sembra che però più che altro è ridotta la presenza, la partecipazione, sì. Ma fondamentalmente la cerimonia segue i canoni degli altri sì. Anni. No? Ecco, sicuramente il distanziamento di questa pandemia obbliga a una presenza limitata, ogni associazione, anche la mia, può essere rappresentata da uno, il presidente o chi per lui, e uno che porta il labaro, la bandiera. E quindi gioco forza saremo in pochi rispetto agli altri anni. Avete un'idea di come verrà comunque limitato il perimetro? Perché insomma. L'esempio è quello dei due presidenti del 13 luglio dell'altro anno. Ah, è vero, sì. È tutto sì. Sommato, quindi ci sì. Saranno dei curiosi oltre i muri, oltre il recinto, diciamo, della foiba. E all'interno lo spazio è comunque vasto, per cui il distanziamento dei presenti sarà comunque anche garantito. Anche perché lì è un luogo dove, voglio dire, è un luogo dal quale è veramente difficile tenere distante anche la partecipazione emotiva della gente, cioè la gente va in questi luoghi anche per testimoniare con la propria presenza storie e drammi di famiglia, insomma. Quindi... Ma sai, lì da tanti anni ci sono persone che vanno lì ogni anno. È difficile che quest'anno, cioè domani, non cerchino di andarci ugualmente. E persone che andavamo e che andavano anche quando quello non era un monumento nazionale, era quasi un posto clandestino, mm-hmm. C'era solo la pietra messa da padre Flaminio Rocchi con lo schema dei morti e una pietra sopra e una lama sopra la galleria, nient'altro. Però già allora quelle persone che ci andavano, dubito che domani non tenteranno di esserci. Allora, parliamo un pochettino dell'attività dell'associazione. Io direi preparazione al giorno del ricordo, ma anche poi dell'attività in generale. Mi sembra di capire, correggimi se sbaglio, non so se la vostra associazione è più presente in questo tipo di iniziative o presente in senso diverso rispetto ad altri, però mi pare di capire che da qualche anno a questa parte molto si stia facendo, essendo anche più possibile, molto si stia facendo anche per raccontare quello che è successo dalle nostre parti dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, anche attraverso produzioni video, attraverso magari spettacoli,
attraverso qualche cosa che rimanga e che possa essere in qualche modo ulteriormente consultato. Assolutamente vero. Al di là dell'attività solita che veniva svolta, all'inizio era assistenziale, gran parte dei comitati dovevano aiutare la gente a uscire dai campi. Poi con la legge del ricordo in realtà l'attività è diventata divulgativa, cioè di raccontare. Improvvisamente i comuni, le province, le istituzioni chiedevano la presenza di qualche testimone esule, quindi si rivolgevano all'associazione, se sul territorio, a uno dei comuni, Fiume, Pole, Zara, e che facevano la testimonianza. Negli ultimi anni, è corretto, abbiamo utilizzato i fondi pubblici che poi riceviamo per questo tipo di attività per divulgare anche cose cinematografiche o teatrali. Pensiamo al Magazzino 18, Cristicchi ha fatto quella bellissima iniziativa e noi lo abbiamo portato anche a nostre spese in varie parti d'Italia, in diverse parti d'Italia. E laddove è stato presentato, con la grande disponibilità di Cristicchi, si sono creati nuovi nuclei anche di persone che si sono avvicinate alla nostra associazione proprio per divulgare la nostra storia. Poi due anni fa c'è stato il boom, noi abbiamo finanziato il film Red Land che ha creato veramente una discontinuità col passato. Finalmente è stato fatto un film di un certo livello e non solo i documentari che raccontava per esempio come sono state infoibate le persone. È stata la prima ricostruzione cinematografica utilizzando purtroppo la figura della martire Norma Cossetto per mostrare come veramente si infoibava. Questo ha colpito moltissimo. Allora, noi intanto stiamo vedendo in sottofondo proprio uno dei vostri progetti, insomma, no? Di che cosa si tratta, Renzo? Allora, questo progetto è nato in collaborazione col Ministero della Pubblica Istruzione. C'è un tavolo che funziona molto bene. E negli anni si è consolidata anche e ci è stato chiesto da questo tavolo, dai funzionari, dai dirigenti del Ministero, di presentare nostre produzioni, perché di solito le produzioni o hanno diritti d'autore, non si sa mai se possono essere. E allora, soprattutto per quest'anno, che a causa di stanziamento non si faceva niente in presenza, tra Natale e la Befana, rispettando le norme, però abbiamo realizzato questo spettacolo altrove, che sono testimonianze fatte all'interno del Magazzino 18 e nei dintorni e che verrà proiettato, sono oltre un'ora, al Ministero della Pubblica Istruzione durante le cerimonie che ricordano il 10 febbraio, ma sarà anche replicabile e tutte le scuole d'Italia saranno invitate a guardarlo. E testimonianza di persone che hanno vissuto l'esodo e le foibe, proprio perché i giovani poi facciano domande ai loro insegnanti. O tra l'altro ricordiamo anche, poi dopo torniamo su questo, ricordiamo anche che domani, come era stato fatto anche per il giorno della memoria, il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia renderà disponibile a partire dalle 9 del mattino, sarà in rete, questo spettacolo, sì, chiamiamolo spettacolo, insomma, perché di questo si tratta, che si intitola Ricordare e portare al cuore, e anche questo appunto ripercorre quei mesi. Ed è importante anche, no, che una realtà come lo Stabile, tra l'altro, che il nuovo direttore dello Stabile, come primo compito, mettiamolo così, si sia dato quello di rendere testimonianza delle grandi tragedie di queste terre. Insomma. Ma è importantissimo, perché come questo filmato che state trasmettendo l'abbiamo già girato in tantissimi comuni e regioni che ci hanno chiesto, all'inizio delle cerimonie verrà proiettato e poi si aprirà la discussione. La stessa cosa sarà fatta a cura del Teatro Stabile Rossetti, sarà visibile in tutta Italia questo spettacolo. Improvvisamente è diventato un materiale divulgativo, anche perché
questi anni c'è stata una progressione geometrica di chi si interessa e delle cerimonie che vengono fatte. Anche ormai non siamo, anche se noi non siamo presenti in quel luogo, ormai le amministrazioni pubbliche comunque fanno e onorano. E se hanno dei prodotti di qualità, aumenta il valore della nostra testimonianza. Sentiamo se dalla regia riusciamo a, come si dice, a entrare in diretta sul... A casa mia, cercavano mio papà. Le prime due volte non l'hanno trovato. Sono tornati purtroppo la notte, perché loro usavano così di notte, e per la terza volta, il 16 di settembre, sempre del 43. E purtroppo l'hanno trovato. L'hanno subito circondato con armi in pugno. Noi spaventatissimi, che eravamo là con la mamma, noi e tre fratelli, di cui Luciana era la più anziana, poi venivo io e lei Leodora di 5 anni. Prima di varcare la soglia per l'ultima volta, se li ha un po' obbligati, perché era un uomo forte mio papà, si è fermato là, si è girato verso mia mamma e gli ha detto: Maria, ti raccomando i fiori. Da quel momento non l'abbiamo più rivisto. Dopo 8 giorni circa abbiamo saputo, per voci così che circolavano, che li avevano già infoibati. Allora. Io come l'ho rivisto mi sono venute le lacrime. Ma tra l'altro, ecco, c'è anche questo, no? È ovvio, non sarei onesto con me stesso e nemmeno forse con la storia della mia famiglia se io non dicessi determinate cose che penso. È ovvio che è necessario poi sui termini comprendere, tirare una riga, dimenticare ma non perdonare, perdonare ma non dimenticare, tutto su questo ci si può, ripeto, sui termini ci si può mettere d'accordo, però questi drammi, queste cose debbono essere rispettati. Allora non è ovvio che a questo signore non puoi andare a fargli altri discorsi, perché un ragazzo di quanti anni avrà avuto? 10 anni probabilmente, che si vede portare via il papà, eccetera. Poi dopo non è che puoi andargli a dire: ma sai, la colpa era di questo, la colpa era di quell'altro, devi capire, eccetera, perché non è possibile. Bisogna ricordare bisogna rispettare quelle tragedie. Se non si parte da questo concetto, non si va da nessuna parte. Poi dopo è anche questa è la signora Dionis, no? Se questa non è la signora Dionis, e la sua testimonianza sarà trasmessa domani nella diretta RAI che fa sulla cerimonia della Camera dei Deputati. Pensa che i suoi 3 minuti saranno tutti, perché ha colpito molto. Lei era cugina della Norma Cossetto e ha vissuto in pieno il dramma di quella famiglia. Pensa tra l'altro che la sorella della Alice Cossetto, della Norma. La sorella della Dionis, abitava in casa mia. Ah, ecco. Sì, era tutto un... E questa è una foto inedita della nostra Norma. Pensi, giorni scorsi mi ha raccontato una persona, anche autorevole di Trieste, che suo figlio, non so se quest'anno o l'altro anno, andando a scuola, quando gli hanno parlato di questa tragedia, è venuto a casa e ha chiesto al papà: ma papà, Norma Cossetto era buona o era cattiva? Ci rendiamo conto quanto gli insegnanti hanno da imparare a insegnare. E devo dire la verità, il Ministero della Pubblica Istruzione da anni ci sta aiutando per questa opera di verità. Oh, tra l'altro immagino anche che il carattere generale delle storie è abbastanza conosciuto, insomma, no? Nel senso che si può purtroppo facilmente intuire di che cosa parlano queste persone. Ma voglio dire, avete, vedendo il materiale oppure rivedendolo anche una volta montato, eccetera, avete, virgolette,
scoperto qualche storia nuova, qualche dato particolare, qualche cosa che non si sapeva, qualche vicenda conclusasi in un modo piuttosto che in un altro? Ma le testimonianze sono tantissime e abbiamo un progetto in piedi di cercare di raggrupparle tutte in un grande database che possa essere messo a disposizione dei ricercatori, e ci sono storie incredibili. Penso alle ultime storie sulla strage di Vergarolla, dove appunto ci sono persone che, al di là di quello che viene detto, che non ci sono prove, persone che hanno sentito dei chi ha veramente detto su ordine dell'OSNA sono andato lì a innescare le bombe. Ecco, ci sono storie che erano nascoste per tantissimi anni e che... Questi, ecco, sono i finanzieri di Trieste, quelli che furono presi e infoibati, e questo è il signor Scialpi, figlio di Manduria, e lui racconta la storia di tanti servitori dello Stato che non avevano né pena né colpa e che furono barbaramente uccisi, suo padre fuori confine a Cosina, mi sembra, quindi qualcosa anche si sa. Certamente l'apertura delle foibe slovene ha aperto anche rispetto al paese, alla Slovenia stessa. È un altro fronte di... È un altro fronte, ma mentre prima c'erano i negazionisti che dicevano mai infoibati, 100, 200, pochissimi, in realtà quando gli sloveni si autodenunciano, anzi dicono che ci sono circa 100.000 morti nelle foibe in Slovenia, parliamo quindi non della Croazia, se anche lì sono finiti un migliaio di triestini o i goriziani, non è niente, cioè non possono più negare questi numeri. Cioè, quando noi parliamo di 5-6.000 infoibati, poi altrettanti scomparsi in altro modo, diciamo una cosa, una grande verità, e non numeri campati in aria, come venivamo accusati di farlo. Ecco, c'è poi in questi... allora, Livio Dorigo, altro polesano come i tuoi genitori. Mio papà. Ah, tuo papà. Ecco. Sì, sì. Mia mamma è per metà polesana, perché ecco. Mio nonno era anche di Pola, ma nonno era andato anche via. Lui ha detto, alla fine del filmato, ha detto una grande cosa, che è un po' il senso forse del lavoro che stiamo facendo, che tutti stanno facendo al di là delle associazioni, che dice: noi profughi, perché per noi siamo esuli, siamo profughi, e dobbiamo far sì che due giovani che vengono, uno italiano, uno sloveno, croato, non si odiano senza conoscerci. Cioè, anche se causa la storia, ha detto, noi dobbiamo lavorare perché questo non succeda. Ecco, questo è fondamentale. E la fine di questo filmato è una cosa anche molto seria. Rispettando appunto le tragedie. Le tragedie di tutti, ma non devono già vedersi in cagnesco. No. E su questo la scuola ha un'importanza decisiva. Ma anche perché sta cambiando, In questo aiuterà molto anche Gorizia, Nova Gorizia, Città della Cultura. Stiamo pensando a dei progetti che vedono i due ministeri della pubblica istruzione che collaborino per fare dei testi condivisi sulle cose che sono certe. Ecco, Renzo, ogni anno di solito l'avvicinarsi del giorno del ricordo era caratterizzato da impeti, da rigurgiti negazionisti, eccetera. Quest'anno, devo dire la verità, stesso discorso avviene anche due settimane prima, quando si parla del giorno della memoria. No? Quest'anno, complice, se vogliamo, la pandemia, eccetera, non si è assistito a questi rigurgiti, eccetera, no? Per fortuna. Se vogliamo, anche il libro dello storico Gobetti, forse nella sua, però comunque è servito a fare in modo che si parli di determinate cose da un punto di vista certamente molto particolare, ma si è discusso sul concetto di pulizia etnica molto, sì, in seguito anche a questo libro, eccetera. C'è chi dice c'è stata pulizia etnica. Il presidente della Lega Nazionale Paolo Saldo Salvertini dice che quella era più una manovra politica di Tito per non avere alcun tipo di problema, eccetera. Ti chiedo,
Ha senso come distinzione ancora? Ma assolutamente. Allora, per me è una... Io so soltanto una cosa, che il 90% della popolazione italiana o di sentimenti italiani o anche misti che però si sentivano italiani sono andati via. Se non era pulizia etnica, era bonifica etnica. Questo è successo. È difficile... cioè il fenomeno è che ci siano state delle la volontà, gli scritti di Cardelli e non solo, anche la strage di Vergarola, che si sia cercato da parte delle autorità jugoslave più o meno o i loro servizi segreti la volontà di che gli italiani si trovino male nel proprio territorio, non c'è dubbio. Noi che stiamo a Trieste sappiamo, perché siamo vicini alla zona B, che l'esodo da Capodistria, Isola, Pirano, Mago, il circondario, Buie, è finito nei 60, 61, 62 addirittura. Quindi sì, se era solo una questione post-bellica sarebbe tutto terminato nel 45, 46, 47. Di fatto il 90% delle persone sono andate via. Chiamiamola come vogliamo, il risultato è questo, è peccato su una parola, su un termine, creare, sì, poi sì, non sì, serve sì. Niente, non serve assolutamente niente. Secondo te da questo punto di vista è stato detto e scritto tutto? No, no, assolutamente no. Io credo proprio alla luce, cioè se quest'anno una parte dei negazionisti che erano tendenzialmente, venivano dal mondo diciamo sloveno più che non quello croato, e sono in qualche modo scomparsi a denigrare il giorno del ricordo, è proprio perché l'apertura che hanno fatto in Slovenia il presidente Pacor e anche e con un governo che è uomo di centrosinistra, con un governo di centrodestra, quando hanno aperto le foibe a che tutti possono studiarle, ha tolto a loro tantissimi argomenti. No, un anno fa continuavano a parlare che a Basovizza erano forse 100-150 morti, perché questo era la vulgata. Adesso che sappiamo che 100.000 sono finiti nelle foibe slovene, il dire che 2.000 tra triestini e goriziani sono scomparsi è niente rispetto... Sì. E infatti hanno smesso di parlare, Erigo Beiti, va bene, così si è fatto un po' di pubblicità. Tra l'altro il discorso, tutti questi... Adesso volevo solo far presente questo, nel senso che i rapporti fra Italia, Jugoslavia, eccetera, sono complessissimi dalla fine della prima guerra mondiale, questo bisogna anche in qualche modo, sottolinearlo, quindi voglio dire non nasce con Tito, ecco, diciamo così, perché poi anche i tedeschi soffiavano su questo, è un discorso molto 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 complesso. Che forse i francesi soffiano, sì, gli inglesi, cioè la vicenda di Pola, di Vergarolla, della Pasquinelli, è tutto un intreccio di interessi che avevano come ostaggio la povera gente. E tra l'altro poi ciò si inserisce anche in un discorso... Ma dico, su questo c'è ancora molto studio da fare. Sì. E la Lega Nazionale obiettivamente sta facendo veramente dei bei lavori, come faceva Klinger, purtroppo morto. Tra l'altro anche perché, ne abbiamo discusso la scorsa settimana, la Trieste della fine della Seconda Guerra Mondiale, una volta chiuso il periodo dei 45 giorni, però era anche una zona, un nido di spie, insomma, adesso sì. Magari... Detta così può sembrare un termine quasi da romanzo di spionaggio, eccetera, però il concetto quello era. Su questo credo che, anche perché immagino che alcuni sono ancora vivi, persone che hanno fatto cose oscure, e ancora si è studiato veramente molto poco. Noi avevamo crollato il muro di Berlino, quindi crollato il comunismo, abbiamo scoperto, è crollata la Jugoslavia, che c'erano delle fabbriche in zona industriale che producevano materiali bellici per la Cecoslovacchia, cioè cose incredibili, tutti sapevano, ma era un quieto vivere per tenere Trieste in qualche modo fuori da possibili scontri ulteriori tra i due blocchi, però c'è molto ancora da studiare di quello poi, che è successo. Che poi se li producevano per la Cecoslovacchia si può anche pensare che venivano reintrodotti nel nostro paese dal terrorismo, eccetera. Assolutamente. Perché, insomma, anche... Ma era una fabbrica che aveva quasi 1.000 dipendenti, gestita da personaggi. Tra l'altro c'è un libro, perché poi è una figura che a me ha sempre affascinato, per dire la verità, e per capire poi anche
la questione che riguarda anche i comunisti italiani nei confronti di quello che succedeva. Chi avesse voglia, c'è questo libro di Patrick Carlsen su Vidali, che non è incentrato sul Vidali del dopoguerra, però insomma quei capitoli sono anche abbastanza indicativi del clima che si respirava. Poi il personaggio era quello che era, però... Patrick Carlsen era un discepolo del professor Stelio Spadaro, sempre rimpianto, che è stato uno di quelli che ha aperto, proprio dal punto di vista della sinistra, a una realtà che ci ha dato nuova dignità. Noi l'avevamo sempre, ma per l'opinione pubblica non era così. Ecco, Spadaro, un altro nome che anche perché poi dopo è vero, no Renzo? C'è tutta questa vicenda si può narrare anche perché alcune persone ci hanno messo del proprio, insomma, hanno fatto in modo che si potesse raccontare, che si potesse arrivare appunto ma che ci si possa instradare, mettiamola così, verso una verità condivisa. No, ripeto, delle fatiche ci sono ancora. Abbiamo per esempio in Italia, visto che faccio il presidente di tutta l'associazione, situazioni tipo Reggio Emilia, dove stiamo cercando di smuovere quella situazione che volevano intitolare a Norma Cossetto una piazza, anzi un giardino, e c'è stata questa reazione tecnica che bisogna capire del perché la Norma Cossetto è stata insignita del medaglia d'oro. Ecco, abbiamo avuto una situazione terribile, mentre in Toscana, per esempio, che era anche rossa, la collaborazione con le istituzioni locali è molto, molto forte, ma è a Bologna e a Ferrara, e ci sono però ancora delle zone profondo rosso veramente. Bologna, tra l'altro, correggimi. Ti dispiace perché Reggio Emilia è comunque la città del tricolore. Tra l'altro, correggimi se sbaglio, Bologna, virgolette, chiede scusa ogni anno. Come no? Del c'è quella targa che abbiamo inaugurato, allora era Cofferati il sindaco, il presidente del consiglio comunale era Soffri, fratello di Adriano Soffri, che sono nati a Monfalcone. E abbiamo inaugurato una tabella dove il comune di fatto ci scusava, anche se il comune non aveva la responsabilità, per quella terribile azione dei comunisti ferrovieri che avevano in qualche modo impedito agli esuli di scendere, povera gente, di scendere dal treno. In realtà il comune di Bologna e anche la diocesi di Bologna avevano ospitato benissimo la nostra gente che lì si è fermata. Però c'erano sempre queste persone che però per tanti anni ci hanno fatto veramente male. Ogni tanto, devo dire la verità, sento mettere sullo stesso piano, e lì non so come comportarmi, abbiamo tempo ancora per questa domanda probabilmente. Molti equiparano quello che è successo ai profughi alle migrazioni odierne, no? E molti fanno anche riferimento proprio al trattamento subito dagli esuli in contrapposizione con quello del tutto contrario, secondo alcuni, subito dai migranti. Anche lì ha senso come contrapposizione 75, quasi 80 anni dopo? Non ha senso come contrapposizione, però ricordiamo sempre che chi scappa dalle guerre viene comunque tutelato anche. Ecco, il problema sono tanti migranti economici in un momento di crisi economica, però sicuramente che avere umanità per la gente che arriva a piedi nudi, per le famiglie. Ecco, dovremmo fare una discriminazione, quando ci sono famiglie dovremmo assolutamente ospitarle, quando ci sono tanti ragazzini dei tunisini che vogliono stare meglio in Italia piuttosto, ma chi scappa dalla guerra ha diritto di essere velocemente riconosciuto ed aiutato. Noi non sempre abbiamo avuto questa fortuna, ma alla fine l'Italia ci ha C'è un ospitato. SMS di non so se di un signore o di una signora che dice: il sindaco e questore mi hanno consegnato la medaglia in memoria di mio padre infoibato nel maggio 1945, poi non riusciamo a vedere
la seconda parte dell'SMS. Sì. Non era un esule, lui era figlio di persone che svolgevano, era un poliziotto, questo che è stato infoibato, un po' come il finanziere di prima. Ah, ecco perché il questore... Ma va detto che da quando sono stati dati tanti riconoscimenti a tutte le persone che erano qua, venivano da altre parti d'Italia, che svolgevano servizio militare, ferroviario, eccetera, e tanta parte d'Italia ha capito che la tragedia non era solo degli istriani, dei fiumani, dei dalmati, ma proprio, proprio nazionale. E questo è un grande risultato del giorno del ricordo. Allora, io ringrazio per essere stato con noi Renzo Codarini, presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Vi ricordo che domani Tele4 trasmetterà, ma lo ricorderemo anche più avanti, a partire dalle 9.45 la commemorazione del giorno del ricordo, anche con interviste e con commenti. Tra l'altro noi avremo Diego Redivo in studio per commentare anche dal punto di vista storico. Abbiamo tempo solo 20 secondi, prossima vostra iniziativa quale sarà? No, continuiamo a fare cose per il Ministero della Pubblica Istruzione che vengono divulgate in tutte le scuole d'Italia. Sfruttando la pandemia, viene molto usato questo sistema dei collegamenti, ci permette di far sapere a tanti quello che facciamo. Renzo, grazie davvero per essere stato con noi, buon lavoro, io e te ci vediamo domani. Sì, a Basovizza. E poi ogni tanto torna pure a raccontare quello che l'associazione fa. Grazie, ci fermiamo, a tutti voi. Grazie Renzo, ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo in diretta. Allora, seconda parte di Trieste in diretta, come annunciato siamo in compagnia della dottoressa Tonia Blau, com'è la pronuncia? Blowers, che è coordinatrice del programma dell'organizzazione Donne Scienziate in Paesi in Via di Sviluppo. Giusto. È corretto. E che cos'è invece, dottoressa, come si pronuncia? Elsevier? Elsevier Foundation, loro sono gli sponsor di un premio che proprio adesso, quando vado via di qua, vado ad ascoltare in diretta i premiati che ricevono il premio al AAAS, cioè l'Association for Advancement in Science, negli Stati Uniti. Ok. Che di solito andrei in persona, ma ovviamente non si fa più. Questa è un'altra delle... questa è la cosa... è curioso, no, dottoressa, perché questa situazione in cui stiamo vivendo, da un certo punto di vista, blocca determinate possibilità. Dall'altro ne apre altre, sempre con la costrizione della distanza, diciamo così. Sì. Però, per esempio, il lavoro che magari possiamo anche fare noi giornalisti è cambiato moltissimo, perché proprio puoi anche intervistare qualcuno di irraggiungibile fino a qualche... Sì. Sono più i pro e i contro in questo senso, secondo Guarda, lei? Guarda, devo dire che ci sono in effetti tanti pro per noi, perché lavoriamo con tante donne che non vivono qua, che si trovano, certo, nei paesi in via di sviluppo. Quindi siamo comunque abituati a comunicare con loro attraverso l'internet, eccetera. Però quello che è cambiato molto per noi è che loro adesso si sono veramente mobilizzati ad usare queste cose, e sono molto bravi, cioè stanno facendo delle cose molto innovative. Per esempio, noi lavoriamo con gruppi di donne, abbiamo questi, si chiamano National Chapters, che sono membri associati a noi. Se ci sono più di 20 in un paese, mettono su un National Chapter. E per esempio National Chapter of Zimbabwe hanno creato un gruppo su WhatsApp, perché per loro è la cosa più facile per comunicare, e riescono addirittura ospitare tutta una serie di seminari così su WhatsApp, che è una cosa che noi non immaginiamo. Però e l'altra cosa che abbiamo visto che è molto migliorato per noi è la selezione delle donne, perché di solito noi facevamo
la selezione qua a Trieste. Mm-hmm. Riceviamo tutte le applications per, sia per dottorati, per, anche per un fellowship all'early career level. E siccome a Trieste abbiamo tanti istituti con persone scienziate molto in grado di giudicare scienziati che lavorano nei paesi in via di sviluppo, chiedevamo alle persone che erano qua vicini, tipo all'Università di Trieste, ICGB, Sincrotrone, e facevamo una selezione in persona. Allora, loro comunque vengono, mm-hmm. però in più abbiamo la possibilità di invitare anche persone che hanno già preso da noi un premio o una borsa e che adesso sono sono senior level nelle loro carriere e loro possono aiutarci a selezionare altre donne. E secondo lei, dottoressa, questa... quando finirà questa situazione? Rimarrà qualcosa anche di questo modo, diciamo così, di intrattenere rapporti? Oppure poi si farà tabula rasa di tutto quello che abbiamo messo in piedi in questo periodo e si tornerà come prima? Ma penso, come lei sa bene, è l'importante avere l'infrastruttura per fare queste cose nel primo caso. E questo momento magari si è risparmiato sui viaggi, e invece si investa un po' nell'infrastruttura per avere l'internet, che ciascuno ha il laptop a casa, per esempio. C'è un tipo di distribuzione di fondi. Sì, no, quello che lei dice non è da poco, effettivamente. No, perché poi dopo è logico, non ci si pensa se non si è addentro alle cose, ecco, effettivamente. No, per esempio la Ruanda è stata uno dei paesi, i primi paesi a mettere su la rete per l'internet, no? A livello alto, e questo anni fa l'hanno fatto, però ci sono altri paesi ovviamente che sono indietro con questo. Ecco, che cosa si intende adesso per paese in via di sviluppo? Perché qualche anno fa poteva essere maggiormente, come posso dire, comprensibile come dicitura, adesso forse un pochettino cambiata anche. Beh, devo dire che noi lavoriamo principalmente con i paesi più poveri, che si chiamano least developed countries, cioè proprio... Quelli meno sviluppati, insomma. Meno sviluppati, che sono veramente paesi che sono messi in tantissime difficoltà, soprattutto riguardo le scienze, perché per fare scienze ad alto livello hai bisogno di non solo di istituti e di altre persone che fanno ricerca, ma anche di laboratori, di strumenti, quindi manca anche lì, parliamo di nuovo di infrastrutture, manca tutto, e quindi, e poi soprattutto per le donne è ancora più difficile arrivare a livello di dottorato dentro questi paesi, e quindi per noi lavorare con questi paesi sono quei paesi a cui possiamo offrire una borsa di studio. Okay. Però l'idea è che loro per definizione devono lasciare il loro paese per andare avanti ad un livello alto. Magari vanno all'estero, però la nostra borsa si chiama South to South, cioè sud al sud. Quindi invece di venire qua o andare in America o andare in Francia, loro vanno a studiare, fare un dottorato in un altro paese in via di sviluppo. Però questo che mi chiedeva cosa significa essere un paese in via di sviluppo, ci sono tanti paesi cosiddetti in via di sviluppo che comunque hanno una infrastruttura molto più avanzata. Sì, ho capito. La Cina ancora, l'India, il Brasile, il Sudafrica. E infatti per i nostri programmi spesso c'è un movimento regionale. Per esempio abbiamo tante donne che provengono dall'Africa e che vanno a studiare nel Sudafrica. Cioè magari tu dal Congo, dal Togo, vai a studiare in Sudafrica. Capito. Invece se provieni dal Bangladesh o dalla Birmania, magari vai a studiare in Cina o in Malesia. Diciamo nell'area di appartenenza, ecco, anche se magari come termine. E questo ha l'effetto anche di che è un doppio effetto di sviluppo, no? Sia quello che parte che quello che riceve. E quest'anno come sono state scelte i premi?
Cioè con quali... Allora, quello che stiamo festeggiando proprio oggi sono 5 donne. Allora, questo lo facciamo ogni anno insieme all'Elsevier Foundation. Il premio sono $5,000, che è un premio modesto, però appunto con questa cosa in più, che è il viaggio, l'accommodation per una settimana nella città dove è ospitato questo convegno enorme, importante, americano, è tutto pagato per loro. E questo gli dà la possibilità di incontrare altri scienziati a livello alto. Noi li selezioniamo, devono essere non solo bravissime nelle scienze che fanno, e lì c'è sempre il modo di aggiudicare, per esempio, per la scienza stessa si fa per pubblicazioni, per... Sì, sì, dei criteri. Quanto vai a presentare il tuo lavoro in un convegno importante, queste cose qua. Però abbiamo anche altre cose che riteniamo che siano molto importanti, che sono leadership skills e qualities, cioè quanto servi la comunità in cui lavori. Ho capito. E tutto questo ci dà un'identità intera di una scienziata che vuole anche dare alla comunità in cui vive, e quindi fa questo legame tra scienza e economia. In pratica. E provengono le vincitrici da Africa e Asia o anche... Allora, queste 5 che abbiamo selezionato quest'anno, una viene dalla Palestina, una dalla Guatemala, una dalla Mongolia, una dalla Sri Lanka e una dalla Ghana. Ah beh, quindi insomma diciamo... Sì, perché dobbiamo selezionare 4 dai nostri 4 regioni. Ho capito. E una in più da queste 4 regioni. C'è una, per esempio... Ci sono delle caratteristiche comuni per le ricerche che queste scienziate fanno o è casuale se viene fuori? Well, per questo premio specifico cambia ogni anno le discipline. Quindi ho capito. Quest'anno le discipline erano fisica, matematica e chimica, che comunque sono discipline che spesso non sono frequentate molto dalle donne. Okay. E quindi hanno in comune già che sono persone che combattono per essere dove sono, anche perché provengono da questi paesi dove è tutto difficile. Hanno anche in comune, di solito, proprio per i motivi di cui parlavo, devono uscire dal loro paese per un periodo per arrivare a livello alto. Per esempio, quella della Mongolia ha fatto il dottorato in Giappone. Quella della Ghana ha fatto il dottorato in Norvegia, quella della Guatemala l'ha fatto in Spagna, però hanno anche in comune che vogliono tornare. Oh, e dopo che hanno fatto questo percorso tornano nel loro paese con questa carriera alle spalle per poi lavorare con altri studenti e creare centri di ricerca. Sono giovani? Sì, sono a livello di early career, cioè di solito tra 35 e 45 anni. Non ho capito. Allora, sorridevo un attimo perché sappiamo che insomma, in determinate aree per le donne, in determinate aree, come si dice, di studio, per le donne è difficile farsi strada, però è anche vero che quando noi pensiamo in genere ai nostri insegnanti di fisica, matematica, quasi sempre sono donne, questa è una roba, certo. Questa poi mi hanno spiegato anche perché, insomma, per questo prima sorridevo. Ciò mi porta ad un'altra domanda, nel senso, è sempre difficile per le donne affermarsi in determinati campi? Sta cambiando qualche cosa? Devo dire onestamente che è sempre difficile. Oggi, proprio oggi, esce un capitolo che ho scritto insieme ad altre persone per UNESCO Science Report, che dà un sondaggio in tutti i paesi del mondo, per discipline, per paese, quante donne ci sono, per esempio. Ormai siamo arrivati a livello globale, una media di 30% delle
persone che fanno ricerca in qualsiasi materia sono donne, che 30% forse non sembra così basso, però comunque basso. È comunque nei paesi dove lavoriamo, ma noi può essere molto più basso. Ancora più basso. Tipo in Togo 2%. Cioè, per dire, sì, quindi è sempre un problema in certe discipline. E in più quello che abbiamo notato in questa pubblicazione di oggi è adesso è molto molto importante che le donne entrino, perché per esempio nella tecnologia adesso siamo nel fourth industrial revolution, no? Cioè, sì. C'è tutta l'intelligenza artificiale. Allora, se le donne non riescono a entrare adesso in questo campo, rimangono proprio fuori. Ed è un problema anche per l'economia, perché non ci sono abbastanza persone che, in generale, a fare questi lavori. Sì. Quindi se non chiedono alle donne di fare queste cose, non ce la faremo. Ma per esempio, limitandoci, diciamo, a quella che viene ancora definita la società occidentale, no? Nel senso, ci sono alcuni paesi dove, immagino, la percentuale è più alta, o non necessariamente? Intendo di donne... Sì, per esempio una statistica che mi ha sempre fatto pensare, prima che sono andata lì a capire la situazione meglio, era in Birmania, per esempio. Se vedi le statistiche, 80% delle donne fanno ricerca, 80%, cioè vuol dire 20% di uomini lo fanno. Sì. Ti sembra una statistica fantastica, invece... anche perché un least developed country è molto molto povero. Allora, quando vai lì e parli con le donne che lavorano in quei campi, allora, prima di tutto la ricerca non è vista bene, non ha uno stato importante lì. In più, queste donne dicono che è una scelta tra famiglia o lavoro. Fare questo lavoro non gli permette di avere famiglia. Infatti, tra 20 donne con cui ho parlato lì, solo una era sposata. Sì, sì, ho capito, sì. Quindi un sacrificio che non c'è bisogno di fare oggigiorno. Questo. E nella società invece occidentale, questo c'è anche da noi? C'è anche questo... da noi tantissimo. Allora, io sono inglese e ho notato una differenza tra l'Inghilterra e l'Italia, per esempio, che secondo me in Italia c'è più, ci sono più donne che fanno matematica qua, che è più visto come una cosa che si può fare. Ma quando io ero bambina non si pensava proprio di fare matematica come bambina. In America anche le statistiche sono molto basse. Ci sono più donne che fanno fisica in Sudan, per esempio, che in America, diciamo. Cioè, è varia tantissimo. Chissà, è stranissima come... Ma, per esempio, c'è sempre anche... Io abbasso un po' c'è sempre la discriminazione nei confronti c'è ancora la discriminazione nei confronti della donna che fa mestieri fino a qualche tempo fa ritenuti da uomo, come per esempio potrebbe essere quello dello scienziato, oppure questo problema si sta un pochettino risolvendo? Beh, penso che c'è sempre questa percezione e senz'altro dobbiamo cambiare, è un lavoro di cultura che dobbiamo cambiare questa cultura. È vero anche che ci sono certe cose che bloccano le donne di entrare in certe professioni ed è conosciuto che per esempio per la scienza, al momento in cui dovresti arrivare a fare il lavoro più intensamente, magari devi stare nel laboratorio anche di notte, coincide spesso per le donne nel momento in cui vogliono mettere sulla famiglia. Sì, quindi. C'è questo clash molto importante. Ci sono tante donne che riescono, ma sempre perché hanno la comprensione, l'appoggio o del partner o della famiglia. In quel momento, se c'è l'appoggio, se vengono sostenuti, allora non c'è assolutamente nessuna ragione per cui non possono anche andare avanti fino in cima. Però è anche il lavoro degli istituti e delle nostre strutture
a cambiarsi, così che le donne possono nei momenti, e sono solo periodi piccoli in effetti fisicamente che una donna deve ritirarsi, però che può ritirarsi e può tornare. Queste cose sono molto molto importanti. Volevo chiedere, vediamo se perché la domanda mi viene in mente adesso, quindi devo elaborarla anche in maniera molto molto attenta. Per esempio, in questi adesso si è un po' raffreddato per tutta una serie di ragioni anche facilmente intuibili, perché si parla magari d'altro, però il movimento Me Too, che è partito dal mondo dello spettacolo, fondamentalmente dal mondo dello spettacolo, potrebbe in qualche modo, come posso dire, aprire le coscienze anche in altre realtà, oppure quando questo movimento incomincia a, voglio dire, incomincia a diventare una sorta di quasi caccia alle streghe, dove ci si concentra molto anche sulla forma più che sulla sostanza, non rischia paradossalmente di far fare dei passi indietro, se ci sono delle prese di posizione così, come posso dire, diciamo anche palesemente assurde? Devo dire che il problema è che è la realtà. La realtà è che per tante donne che si trovano in dipartimenti di scienze, perché stiamo parlando di scienze, sì, ma sì, tutto il mondo accademico è così, spesso c'è la relazione tra studentesse e supervisor. La dinamica è spesso che il supervisor è un uomo, il potere è tutto quanto, lo stesso meccanismo che succede anche nel Me Too, nel teatro, come ha detto giustamente lei. E noi notiamo anche, cioè è molto difficile parlare di questo, perché come anche nel teatro, se tu parli vieni punito, la tua carriera non va avanti. È molto difficile che qualcuno parli di questo. E quindi il lavoro, una parte del lavoro che dobbiamo fare noi è dare i canali per le donne, prima di tutto capire che non sono le uniche in questa posizione, per questo che si chiama Me Too, anch'io, cioè io capisco che non sono l'unica e non è colpa mia, e trovo delle altre donne che hanno subito la stessa cosa, e quindi magari troviamo un modo per affrontare la situazione. Poi è anche vero, mi corregga se sbaglio, che parte del problema in alcuni casi è anche legato alla lingua, nel senso l'utilizzo di determinati termini dipende anche dalla lingua in cui si parla. Studenti e studentesse in italiano forse ha un significato, che almeno non immagino che in inglese ci sia questa differenza anche. Beh, in inglese students, come sa, abbiamo questi nomi neutrali, tipo doctor, student, non è che devi... È più, da quel punto di vista è meno ingarbugliata la questione. Ha ragione, magari... che il linguaggio è molto potente, però non so in questo caso se quello che stiamo affrontando è proprio... No, dicevo che tra i vari problemi che vengono sollevati, per esempio nel nostro paese c'è anche questo, che però per tutta una serie di ragioni si presta ad essere strumentalizzato da per questioni, non so, di fonetica, cioè, avvocata è brutto, adesso diciamo la verità. Sì, quindi, in altre realtà il problema magari non quello si può. Quello che sta dicendo in pratica è che il fatto della lingua ci porta ad essere pigri, usare una parola per coprire sia uomini che donne, che pensiamo che copre tutte e due, ma in realtà no, copre solo l'uomo, è l'immagine dell'uomo che esce fuori. Questo è importantissimo, sono d'accordissima. E dobbiamo, in tutti i casi che possiamo,
è molto importante che dimostriamo che se vuoi essere un doctor, che in inglese è una parola neutrale, devi assicurare che l'immagine del doctor può essere una donna, devi fare del tutto, quindi in ogni possibile situazione, se puoi scegliere tra un uomo e una donna, metti la donna, soprattutto nella scienza, perché sarà sempre a combattere questa immagine che abbiamo. Poi io devo raccontare sempre questa storia che la dice lunga, secondo me, la dico ogni tanto. Mio papà guidava gli autobus ed era, ma diciamo che insomma in alcuni casi potrei anche spingermi a definirlo sessista, senza tema di smentita, perché insomma. E mi ricordo che ad un certo punto a Trieste, quando lui era già in pensione, ci fu la prima donna autista di autobus. Allora io tornai a casa e adesso voglio vedere cosa dice, eccetera, e ho detto: oh, papà, ho visto la prima donna che guidava gli autobus. E lui mi fa: partiva in orario? E ho detto: sì, vabbè, e allora? Ah, bravo. Cioè, è detta da uno che, ripeto, se mai poteva, infilava la battuta, eccetera, mi è sembrata anche una buona, come dire, un buon insegnamento fatto in maniera che non sembrasse tale, per dire la verità, ma giusto. Mi ricorderò sempre, la se partita in orario, ho detto sì, boh, allora basta, finisce. Mi rendo conto però che ci vuole però ancora parecchio. Cioè, è come nel Me Too Movement per il teatro, penso che è chiaro che se vuoi avere successo come donne, soprattutto in certe discipline, devi lavorare di più. Sì. Però vuol dire che quando esci sei veramente bravissima, incombattibile. Gli esempi poi ce ne sono. Ce ne sono, sì. Dottoressa, grazie per essere stata con noi, è sempre molto piacevole parlare con la dottoressa Tonia Blowers, che è responsabile dell'organizzazione Donne Scienziate dei paesi in via di sviluppo. Grazie molte, grazie, e buon lavoro. Grazie a voi. Ci vediamo domani sempre alle 17:30. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.